Presidente, senatori, il mio intervento è un atto di dolore. Ci sono persone che ogni giorno ed ogni notte scelgono di indossare una divisa, ben sapendo di mettere a rischio il dono più prezioso, la vita. Così ha fatto Emanuele Anzini, appuntato scelto dell'arma dei carabinieri, travolto ed ucciso a Bergamo, mentre stava svolgendo il suo lavoro ad un posto di controllo. È stato ucciso da un automobilista ubriaco. Emanuele, proprio oggi, 18 giugno, avrebbe compiuto 42 anni. Buon compleanno, Emanuele, e che la terra ti sia lieve. Chiedo di spendere i miei minuti concessi, se fosse possibile, Presidente, per un minuto di silenzio. Grazie. L'avrei fatto comunque, io lo faccio molto volentieri su sua richiesta. Bene, sono concluso.